Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Siamo con il dottor Armando De Vincentis, psicologo, socio emerito del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, il famosissimo comitato che annovera illustri membri, fra cui Piero Angela, e Polidoro, e Garlaschelli e tanti altri, divulgatore scientifico, già collaboratore della nostra rivista Smart Marketing, del quale cura appunto una rubrica che si occupa di scienza e psicologia, e col quale stiamo lanciando questa nuova rubrica che sarà tutta quanta fatta da video. Il titolo della rubrica, dopo grandi decisioni e tanto brainstorming, è quello dell'appunto preso in prestito una citazione dell'artista Francisco Goya, Il sonno della ragione. Affronteremo i temi cari al dottor De Vincentis, che già ha affrontato nei nostri articoli. Di cosa parleremo, dottor De Vincentis? Innanzitutto vorrei dire che il titolo, Il sonno della ragione, mi sembra particolarmente adeguato, visto che ci occuperemo di tutte quelle discipline, di quelle situazioni che si presentano come scienza, ma che in realtà scienza non lo sono, e quindi rappresentano davvero il sonno della ragione. Quindi parleremo di medicine alternative, parleremo di esoterismo, parleremo di magia, parleremo di fake news, parleremo di miracoli, parleremo di fantasmi e di tutto ciò che riguarda davvero il sonno della ragione umana. Perfetto. Tra l'altro la citazione di Goya continua, perché poi il titolo di una sua famosa acquaforte, di una famosa opera, il titolo intero di questa acquaforte era Il sonno della ragione genera mostri. Tra l'altro un altro grandissimo divulgatore oramai scomparso, Carl Sagan, si era ispirato a questo titolo per il suo libro più famoso, Il mondo infestato dai demoni, dove appunto la mette anche in calce all'inizio del libro. È importante questa azione, secondo lei, oggi di demistificazione di tante informazioni fasulle che attraverso il veicolo di internet purtroppo ci sommergono dalla mattina alla sera? Quanto è necessaria una rubrica come questa, che affronta con un taglio scientifico e un piglio critico, diciamo, appunto, argomenti che la maggior parte delle persone, per mancanza di tempo e per pigrizia, dà per vere? Secondo lei è necessaria? È un momento storico fondamentale in cui affrontare questi temi? Io credo di sì, è assolutamente necessaria, perché proprio in virtù di certe scelte che vengono fatte su questioni non scientifiche, si può addirittura rischiare la vita. Se una persona, ad esempio, sceglie di curarsi con una medicina che non è fondata scientificamente e quindi rifiuta le cure tradizionali, le cure scientificamente fondate, rischia la vita, e c'è gente che è addirittura morta per questo problema. Poi, per quanto riguarda invece altro tipo di credenze come miracoli, fantasmi, spesso l'obiezione che viene fatta è: ma qual è il problema? Che cosa cambia se una persona è disposta a credere nei miracoli oppure no, rispetto alla differenza, rispetto alle medicine alternative? Il problema non è che è pericoloso credere in qualcosa di sovrannaturale, ovviamente, ma il fatto è che ci si predispone a credere in qualcosa di irrazionale, tant'è che molte persone che credono nel sovrannaturale sono stranamente predisposte a credere anche alle medicine alternative, a credere nelle bufale più pericolose, come le cure miracolose, e tutto quello che può essere davvero pericoloso per una scelta personale e soprattutto per la propria salute. Si crea una sorta di forma mentis, cioè chi è portato a credere nel sovrannaturale religioso fondamentalmente potrebbe cominciare a credere, come lei ha detto, anche ad altre cose più pericolose. Va bene, quali sono i primi argomenti che andremo a trattare in questa rubrica? Da cosa cominceremo con la prima puntata? Io credo che cominceremo a parlare di miracoli. Perfetto. Credo che sia l'argomento più adeguato. Poi dai miracoli ovviamente passeremo a tutte le altre argomentazioni legate al soprannaturale, e poi pian piano parleremo di finta scienza, o meglio pseudoscienza, e parleremo di qualsiasi cosa: medicine alternative, antivaccinismo, cure miracolose e tutto ciò che fa riferimento al titolo che è stato scelto, che è
il sonno della ragione. Perfetto. Ci sarà anche la possibilità, insomma, avrà questa rubrica video, direttamente video, verrà presentata attraverso un articolo di approfondimento nel nostro mensile, ma cosa più importante, avrà una certa periodicità, insomma. Cominceremo con una periodicità mensile e cercheremo, vedendo anche il riscontro che avremo ovviamente sui social e sui nostri canali internet, vedremo se potremo poi farla diventare magari quindicinale. Quindi non resta che dare l'arrivederci ai nostri lettori e prossimi spettatori con la prima puntata che sarà sui miracoli. Arrivederci. A presto.